Siamo all'incrocio semaforico di Santa Margherita, un incontro con i cittadini per una maggiore sicurezza a questo incrocio. Sì, questa mattina con Mimmo De Maio, l'assessore De Maio, siamo venuti a fare questo sopralluogo su invito dei cittadini del quartiere. Mimmo De Maio mi ha raccontato quali sono le ipotesi di lavoro che il nostro ufficio tecnico, segnatamente il geometra Mastro 5, sta immaginando per risolvere questo annosissimo problema di un incrocio che non funziona. Vedremo nei prossimi mesi quali sono le possibilità concrete per portare a termine il progetto che è già stato redatto. Quindi credo che la cosa volga il bello. Poi con Don Sabatino abbiamo un appuntamento per dare uno sguardo al nuovo centro parrocchiale, che mi pare che sia in avanzato stato di costruzione, quindi credo che il quartiere si stia arricchendo di una serie di aspetti che lo rendono ancora più interessante. Siamo sempre all'incrocio di Santa Margherita, sì. Un incontro con i cittadini, c'è la possibilità di questa progettualità della realizzazione di questo ampliamento? Sì, in realtà questa soluzione è già inserita nel nostro piano regolatore nell'ambito del sistema della mobilità, perché chiaramente questo incrocio, che appunto molto fruito, deve essere messo prima di tutto in sicurezza ma anche migliorato per garantire i flussi di traffico. Lo possiamo fare perché con gli ACP che hanno l'area qui contigua dobbiamo arretrare il muro, allargare, sistemare i marciapiedi ed allinearci con il sottopasso che poi si collega con l'abitato di Passena. Questo garantirà appunto sicurezza e migliorerà tutta la mobilità nella zona. Quindi per il 2019 ci potrebbero essere gli inizi dei lavori? Mi sento di dire di togliere il condizionale, ci saranno. Okay.